Una mostra sull'acqua per la salvaguardia del pianeta e la presentazione del libro Acqua, una biografia di Giulio Boccaletti apriranno la 27ª edizione del Premio Cimitile, rassegna letteraria organizzata dall'omonima fondazione con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile e Associazione Obiettivo Terzo Millennio. Tra i premiati di quest'anno Tiziana Ferrario, Walter Ricciardi, Carlo Nordio, Serena Bortone e la Miss Italia Napoletana Zeodi Di Palma. Il premio Cimitile e Guida Editori negli anni hanno premiato prestigiose firme del giornalismo e della letteratura italiana, anche e soprattutto gli inediti, scoprendo nuovi scrittori e proponendoli all'attenzione del panorama nazionale. I premi sono proprio dentro l'attualità del nostro paese. Abbiamo ricordato i 30 anni da che cosa? Da quello che è accaduto in Sicilia. Bene. I libri che verranno premiati fanno riferimento a questi drammatici avvenimenti, accanto ai quali viene ricordato Tangentopoli, dove è ancora diciamo, necessario porsi il problema: ma se Tangentopoli è stata la piaga del nostro paese, la terapia è stata Mani Pulite? No. Perché accanto all'idea di mani pulite dobbiamo aggiungere ma quante coscienze sporche hanno agito. E quindi dobbiamo ritenere oggi che la cura adottata è stata probabilmente anche perfino peggiore del male. Allora questi libri, gli autori prestigiosi, servono a riproporre drammatiche vicende del nostro paese e questa è l'attualizzazione del premio. Il complesso basilicale paleocristiano di Cimitile, uno degli esempi più affascinanti di arte paleocristiana in Italia, sarà di nuovo lo scenario naturale di tutta la kermesse letteraria. Il presidente della Fondazione, Felice Napolitano. Oggi la Fondazione Premio Cimitile è uno dei pochi esempi in Campania che racchiude in sé un mix di enti pubblici, privati ed associazioni. E orgogliosamente, grazie al nostro percorso culturale, dal 2009 siamo entrati a far parte dell'albo regionale degli istituti di alta cultura. Ebbene, in questi anni i maggiori scrittori italiani, personalità del giornalismo, della politica, dello spettacolo, sono arrivati a Cimitile e hanno ricevuto il campanile d'argento, tradizionale emblema del santuario martiriale di San Felice, reso celebre dalla figura poliedrica di Paolino di Nola, santo, poeta e architetto delle fabbriche del santuario cimitilese.